tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana. Chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali è invitato ad andarsene. Sono queste le prime parole che chiunque arriva a Pontoglio, cittadina di 7.000 abitanti in provincia di Brescia, si trova davanti quando entra in paese. Il cartello per chiedere il rispetto dei valori occidentali è stato voluto dal sindaco di centrodestra Alessandro Seghezzi e approvato con una delibera della giunta comunale. Le farebbe piacere se venisse esposto anche all'entrata di Voghera? No, non penso che ci siano dei test anche per gli italiani per vedere che tipo di cultura rispettano, che valori rispettano, quindi questo dovrebbe valere per tutti. E quindi non penso che subito andare a fare questo discorso, che poi alla fine è un discorso tra italiani e stranieri, debba valere necessariamente solo per gli stranieri, perché poi le regole dovrebbero valere anche per noi. E personalmente cerco di rispettare i valori che sono miei e senza bisogno di cartelli o di cose che poi comunque sono frutto, penso, di un fondo di razzismo e non di un reale interesse per i valori che tutti continuamente calpestiamo senza che ci facciamo troppo caso. Ma innanzitutto sono un cattivo cattolico, quindi poi ho una mentalità più aperte di voi due messe assieme, a me mi sta bene tutto mi sta bene, basta che le persone rispettano le regole per poter vivere tutti, che purtroppo in Italia non è così, cioè ognuno fa quel cavolo che vuole, quindi. A me non mi disturberebbe nemmeno il cartello, non mi disturba niente, tutti possono fare quello che vogliono e l'importante è che cioè rispettano gli altri perché viviamo in tanti, punto e basta. Sì, rispetto reciproco in un qualche modo. Sì. Trova che sia una forma di razzismo questo cartello oppure no? Ma io penso di no, penso che le paure ci sono, poi c'è che ce la dovete smettere con sto razzismo. Il razzismo c'è anche nel riguardo degli italiani che si comportano male, non è razzismo, è una voglia di giustizia, voglio dire, quindi di rispetto delle regole e delle leggi. Le regole, punto e basta, rispettiamo le regole, poi chiaramente chi viene qui deve, è come fosse in casa degli altri, deve avere un rispetto differente, voglio dire. Però insomma, chi viene, lavora e si comporta bene è benvenuto. Il fatto che per me la cosa può essere a livello storico un po' ridicola. Se dobbiamo prendere la storia della cristianità e vedere ciò che ha fatto la cristianità, come ha voluto imporre i loro dogmi, allora dobbiamo tirare via tutto, perché comunque la cristianità si è imposta al mondo con una dittatura e un'atrocità assurda, senza rispettare la libertà di pensiero di tante persone che sono morte in modo atroce. Se vediamo la storia dei catari, al fatto di tante persone libere di pensiero, come molte donne nel Medioevo, bruciate dalla Santa Inquisizione e dalla Chiesa. Allora, se vogliamo parlare di rispetto, allora rispettiamo le persone che sono morte e che avevano tutti i diritti di vivere e di pensare ciò che volevano, perché comunque ognuno è giusto che deve avere una libertà di pensiero. E se vogliamo vedere anche bene, la Chiesa si fonda su delle prove che sono fittizie, perché la storicità di Gesù non ha storia praticamente, ha solo una conferma in questi Vangeli che sono copie di copie, ma se uno deve fare una ricerca storica, allora
andiamo letteralmente nel buio sulla storicità di questo Josua in aramaico. Quindi se lei fosse un cittadino di questo comune, cosa direbbe? Direi che la vera libertà è quella di pensiero e individuale, basta. E basta, e poi non c'è molto da offendersi, bisogna appunto vedere tutte le negatività che la storia ci ha descritto. Alla fine il rispetto va per le persone e per la vita, non per le idee. Le idee di pensiero vanno rispettate quando queste idee rispettano la vita e il pensiero delle persone. Ma non c'è stata nessuna religione che ha rispettato le idee e la vita delle singole persone. Quindi il rispetto principalmente va a loro.